Bentornati su RetroPlay, questa volta giochiamo a Gremlins 2 The New Batch per versione per Nintendo NES, che è molto diversa dalle altre, soprattutto quelle casalinghe che erano della Motive Time, se ricordate quelli di Dr. Franken, e invece qui su Nintendo, al contrario, sono completamente diverse, fatte dalla Sunsoft, che è garanzia di qualità. Adesso andremo a vedere il gioco. Ed ecco il gioco, Gremlins 2 The New Batch del 1990. Ecco i Gremlins cattivi che appaiono. Allora, questo gioco qui, come dicevo, è della Sunsoft, che è una casa che ha fatto sempre giochi di grande qualità per tutte le console, anche per PC Engine. Pensate un po'. Adesso andiamo a iniziare il gioco nei panni di Gizmo, che sta nella sua gabbietta all'interno dei laboratori, delle torri, non mi ricordo, Trump Tower. No, non erano le Trump Tower, sono. Eccolo qui, il nostro. Qua c'è Zack che lo libera. Perché l'ha liberato? Gli fa pure ok con la mano. Perché l'ha liberato? Perché sta succedendo un casino in queste torri, in questa mega multinazionale. La musica è bellissima, ragazzi. In questa multinazionale sta succedendo veramente un bordello. E ci sono Gremlins liberi da tutte le parti. E il nostro piccolo Gizmo può sparare solo i suoi pomodorini, eccoli. Ho ammazzato un sorcetto, ancora un altro, zompo. Gioco fatto veramente bene, i pomodori giganti addirittura ci stanno. Andiamo su bonus. No, mi ha preso il pipistrellaccio. Vediamo un po' se. Musica molto alla Splatterhouse 2, sentite? Molto bella. Infatti c'è il sospetto che sia della stessa compositrice, Milky Eiko. Però non lo so per con certezza. Oh, prendiamo questi. Mamma mia, per un pelo. No, pomodorone no. Dai, devi schiattare. Prendiamo le altre sferette. Ok, altra sferetta presa. Sotto c'è un baratro da saltare. Sopra c'è una porticina, vediamo dove ci conduce. È un teletrasporto che ci conduce al negozio del vecchio Lo qualcosa, Lo Kang, Lo Pang, no, Lo Pang era quello di Grosso Guaio Chinatown. Allora, che oggetto vuoi? Che yes o no? Però è un po' yes. Allora, questo ci dà la vita. Questo ci fa volare. Questo è energia, vita e volare sui. Prendiamo questo per volare sui precipizi. Lo vuoi comprarsi? Ok, quindi ho comprato il palloncino, che serve che se per sbaglio cadiamo di sotto, il palloncino ci salva il culo, a quanto mi ricordo. Questo è un gioco veramente divertentissimo, fatto molto molto bene, ragazzi. Infatti la Sunsoft probabilmente è una delle poche case che riusciva ad azzeccare le licenze cinematografiche. Ricordiamo infatti i giochi di Batman della Sunsoft, che sono più bello dell'altro. Oh, il pogo! Siamo invulnerabili? Sì, andiamo! Anche le animazioni come sono ben fatte, veramente curato questo gioco, ragazzi. Pomodorone fregato. Ovviamente le sfere ci danno i soldi per comprare la roba, mi pare ovvio. Siamo all'ascensorino, abbiamo finito il livello, perfetto. Livello 1.2, usciamo dall'ascensorino. Dove andiamo? A destra o a sinistra? Allora, andiamo a sinistra, vediamo che c'è. Oh! Ci sono dei soldi, io me li prendo. Ragnone! No, ci ha sparato! Disgraziato! Due ragnetti! Oh, non ci sparare, ragno! Prende un sacco di soldi, ragazzi. Via! No, sono cascato di sotto come un deficiente. E beh, palloncino. Ah, eccolo, ecco il palloncino. Visto col palloncino sono andato in fondo qua. Dai, schiatta. Ho preso un bonus smart bomb, non so da dove è uscito. Qua c'è una colonna.
No, si è cascato. Vai, bonus palloncino. Io vado qua. No, sono stato solo sui punti. Dai, prendi tutto. C'è una. C'è una scrivania di un ufficio lì. Ma qui sono altre scrivanie. Ah, c'è il negozio. Compriamoci una vita bonus. Costa 150, l'abbiamo presa. Topo, no, no, mi hanno fregato. Vabbè, ragazzi. Allora, per adesso interrompiamo qui il gameplay di Gremlins 2 The New Batch per Nintendo NES. Se volete che continuo questo gioco, me lo fate sapere con una richiesta o una donazione. Io ovviamente ho una lista ormai sterminata di tutte le richieste che mi vengono fatte e ci provo ad esaudirle tutte. Se volete che la vostra richiesta abbia la precedenza e che io mi impegni veramente per finire il gioco che richiedete, e allora basta che mi fate una piccola donazione, trovate in descrizione il modo per farla. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Retroplay. Ciao ragazzi, ciao a tutti quanti, noi ci vediamo. Io interrompo qui. Ciao ragazzi.